Thank you.
Siamo qui oggi per Fridays for Future a Locri. Siamo un'organizzazione non profit per manifestare contro il cambiamento climatico e per chiedere ai movimenti, ai governi in tutta Europa, in tutto il mondo, di cambiare qualcosa nel modo in cui viviamo e di cercare di evitare quella che ora possiamo definire una catastrofe climatica. Perché non stiamo più parlando soltanto di cambiamento climatico, perché questo tra soltanto pochi anni potrebbe portare alla morte di moltissime persone nel mondo, e si nota una grande indifferenza nei confronti di questo che potrebbe distruggerci completamente. Ma si possono fare poche semplici cose soltanto per cambiare, soltanto per aiutare il mondo a risanare. Basta anche soltanto spegnere il motore delle macchine quando si ha un semaforo rosso, non buttare la plastica a terra, non buttare i mozziconi di sigaretta. Queste semplici cose che possono essere fatte nella vita di tutti i giorni, la gente le ignora completamente. Quindi siamo qui per protestare, per chiedere in primis al governo italiano, ma soprattutto ai governi internazionali, di fare qualcosa e di ridurre soprattutto il tasso di CO2 emesso nell'atmosfera. Buongiorno, sono Daria Varacalli, la rappresentante dell'Istituto Tecnico per il Turismo, e oggi siamo qui per manifestare per il Venerdì per il Futuro e quindi per salvaguardare l'ambiente, la natura e la terra, che in questo periodo sta vivendo dei momenti veramente catastrofici. Possiamo vedere anche quando camminiamo per strada la plastica e l'immondizia che possiamo trovare soltanto anche camminando, e possiamo notare come l'uomo ha una totale indifferenza nei confronti di quello che è il suo ambiente e il posto in cui lavora o dove vive. Ma basterebbero veramente pochi piccoli gesti, come ad esempio utilizzare una borraccia tutti i giorni da riempire con l'acqua piuttosto che utilizzare delle bottiglie di plastica. In questo modo le borracce e le bottiglie riutilizzabili ridurrebbero la plastica utilizzata dall'uomo e quindi quella che si accumula nei mari e sulla nostra terra. Però, come notiamo, nonostante oggi siamo venuti qua a manifestare, possiamo notare che molti, anche nonostante ciò, abbiano una totale indifferenza. Ovviamente c'è chi veramente ci tiene, come per esempio i ragazzi che sono oggi qua vicino a me e intorno a me con i loro cartelloni, che si sono impegnati quest'oggi a venire qua a manifestare e ad aiutare veramente l'ambiente, facendo anche dei gesti durante la loro vita quotidiana. Ma possiamo invece notare al nostro contorno che invece c'è tanta gente che se ne frega e prende magari una manifestazione soltanto per perdere tempo. Quindi mi raccomando, cercate di essere più responsabili della vostra vita, di quella degli altri e di quella della natura.
generazione, perché se no non sarebbe stato possibile avere questo impatto sociale presso la cittadinanza locale. Siamo sicuri che tutti voi siate realmente interessati all'argomento e che non siate venuti qui solamente per saltarvi il giorno di scuola. Spero vivamente che tutti voi abbiate anche gradito la, possiamo dire, l'organizzazione dello sciopero, e spero che in caso noi dovessimo farne uno in futuro, che ci possiate essere tanti quanti siete oggi. Grazie.